Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno del convento dei frati minori cappuccini, nel giardino dei frati, proprio qui per raccontarvi le vostre storie. Ecco, le storie che giungono a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, dove racconteremo tutte le vostre storie. Ecco, il nostro indirizzo ci ha scritto una coppia di sposi, Giovanna e Alessandro, una coppia che in un momento di estrema difficoltà trova in Padre Pio un faro di speranza, di protezione nel buio della tempesta. La vita di Giovanna è stata plasmata dall'influenza amorevole di Padre Pio, custode incrollabile nel corso degli anni del suo grande amore filiale. Dicembre 2003. Giovanni e Alessandro, il suo promesso sposo, si preparavano per il giorno più importante delle loro vite, tuttavia il destino sembrava giocare loro contro, come se un'ombra volesse oscurare la loro felicità imminente. Le avversità si accumulavano, litigi familiari, il papà va via di casa, gravi problemi di salute, la suocera, incidenti e contrattempi che andavano a minare la serenità dei preparativi matrimoniali. Sembrava che tutto si ribellasse alla loro unione. Il parroco ci aveva comunicato che non potevamo celebrare le nostre nozze per motivi di forza maggiore, racconta Giovanna. In un momento di disperazione Giovanna e Alessandro si ritrovano ad implorare l'aiuto di San Pio davanti alla statua che guardava il santuario di Pompei a Messina. Con il cuore in gola e le lacrime agli occhi supplicarono Padre Pio di intercedere per loro, di placare le tempeste che minacciavano di sommergerlo. Il giorno seguente, come per miracolo, le nuvole si vanno diradando, così la salute di sua suocera migliora, suo papà fece ritorno a casa, un sacerdote accettò di celebrare il loro matrimonio nonostante gli impedimenti precedentemente annunciati. La giornata delle nozze, 20 di dicembre, fu un trionfo di amore, di serenità, nonostante le tante avversità. E da allora Giovanna e Alessandro hanno continuato ad invocare il nome di Padre Pio nelle sfide della vita, trovando conforto e sostegno nelle sue grazie intercessorie.